Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Goganza Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Goganza? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Goganza durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Goganza? Goganza è un farmaco a base del principio attivo Macrogol 3350, più sodio bicarbonato più sodio cloruro più potassio cloruro, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi ad azione osmotica. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Goganza può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Goganza 13,8 g polvere per soluzione OS 20 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: Macrogol 3350, più sodio bicarbonato più sodio cloruro più potassio cloruro. Gruppo terapeutico: lassativi. Forma farmaceutica: polveri orali. Indicazioni per il trattamento della stipsi cronica in adulti e adolescenti sopra i 12 anni. Goganza è anche in grado di risolvere il fecaloma, definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e barra o nel colon. Posologia: posologia stipsi cronica. Un ciclo di trattamento per la stipsi cronica con Goganza non eccede normalmente le 2 settimane, anche se il trattamento può essere ripetuto, se necessario. Come per tutti i lassativi, non è generalmente raccomandato l'uso prolungato. Un trattamento prolungato può rendersi necessario per quei pazienti affetti da grave stipsi cronica o resistente, secondaria a sclerosi multipla o morbo di Parkinson, o indotta da regolare assunzione di medicinali costipanti, in particolare oppioidi e antimuscarinici. Adulti, adolescenti e anziani. 1-3 bustine al giorno suddivise in dosi, a seconda della risposta individuale. Per l'uso prolungato la dose può essere ridotta fino a 1-2 bustine al giorno. Bambini, al di sotto di 12 anni. Non raccomandato. Altri medicinali contenenti Macrogol sono disponibili per il trattamento nei bambini. Fecaloma. Un ciclo di trattamento con Goganza per il fecaloma non eccede normalmente i 3 giorni. Adulti, adolescenti e anziani. 8 bustine al giorno, tutte da consumarsi nell'arco di 24 ore. Bambini, al di sotto di 12 anni. Non raccomandato. Altri medicinali contenenti Macrogol sono disponibili per il trattamento nei bambini. Pazienti con funzione cardiovascolare compromessa. Per il trattamento del fecaloma, la dose totale deve essere suddivisa in modo che non vengano assunte più di 2 bustine ogni ora. Pazienti con danno renale. Non è necessario alcun aggiustamento della posologia per il trattamento sia della stipsi sia del fecaloma. Metodo di somministrazione Goganza è per uso orale. Ogni bustina deve essere disciolta in 125 ml di acqua. Per l'uso nel fecaloma, le 8 bustine possono essere disciolte in 1 litro d'acqua e conservate coperte e in frigorifero fino a 24 ore. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ostruzione o perforazione intestinale causata da disturbi funzionali o strutturali della parete intestinale, ileo e pazienti con gravi patologie infiammatorie del tratto intestinale, come morbo di Crohn, colite ulcerativa e megacolon tossico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la diagnosi del fecaloma barra carico fecale nel retto deve essere confermata da un esame fisico o radiologico dell'addome e del retto. Come indicato al paragrafo 4.8, è possibile che insorgano lievi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Macrogol 3350 aumenta la solubilità dei medicinali solubili in alcol e relativamente insolubili in acqua. Esiste la possibilità che l'assorbimento di questi medicinali possa essere temporaneamente ridotto con l'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Gogansa insieme ad altri farmaci come Aldactazide, Aldactone, Carbolithium, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodoxima Milan, compressa rivestita, Cefpodoxima Milan, polvere, Cefpodoxima Sandoz, compressa rivestita, Cefpodoxima Sandoz, polvere, Eplerenone Accord, Eplerenone Doc generici, Eplerenone Crca, Eplerenone Milan, Flus 40, Inspra, Lasitone, Litio Carbonato LFM, Litio Carbonato Nova Argentia 300 mg compresse, Luvion, Moduretic, Orelox, compressa rivestita, Orelox, granulato, Otreon, compressa rivestita, Otreon, granulato, Resilient, Spiridazide, Spirfur, Spirulang, Uractone, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Gogansa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Gogansa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Macrogol 3350 in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva indiretta, vedere paragrafo 5.3. Clinicamente, non si, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Macrogol 3350 non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto gastrointestinale. Queste reazioni possono comparire come conseguenza dell'espansione del contenuto del tratto gastrointestinale e per l'aumento della motilità dovuto agli effetti farmacologici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La distensione o il dolore gravi possono essere trattati mediante aspirazione nasogastrica. Il vomito o la diarrea possono indurre una marcata perdita di liquidi, che può provocare disturbi elettrolitici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Lassativi ad azione osmotica. Codice ATC. A06AD65. Meccanismo d'azione. Macrogol 3350 induce un effetto lassativo attraverso la sua azione osmotica a livello intestinale. Aumenta il volume delle proprietà farmacocinetiche. Macrogol 3350 transita immodificato lungo il tratto intestinale. Non viene virtualmente assorbito dal tratto gastrointestinale. L'eventuale Macrogol 3350 assorbito viene escreto con le urine. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici dimostrano che il Macrogol 3350 non ha una potenziale tossicità sistemica significativa, sulla base di studi convenzionali di farmacologia, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Non sono, elenco degli eccipienti: silice colloidale, anidra saccarina sodica, aroma arancia. L'aroma arancia contiene sostanze e preparazioni aromatizzanti, maltodestrina, gomma arabica, alfa-tocoferolo, aroma lime-limone. L'aroma lime-limone contiene preparazioni aromatizzanti, maltodestrina, manditolo, gluconolactone, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Gogansa a base di Macrogol 3350, più sodio bicarbonato più sodio cloruro più potassio cloruro sono Laxido, Macrogol EG, Macrogol Sandoz, Molaxole, Movicol, gocce, polvere per soluzione, polveri orali, Movicol senza aroma. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.